A Lodi, dove usare la bicicletta sta diventando un'abitudine diffusa, e per incentivare l'uso delle due ruote, grazie anche alla conformazione pianeggiante della città, si pensa ad un progetto di ciclo officina e non solo. Valentina David. Qua a Lodi è proprio, ci si può muovere tranquillamente in bicicletta, anche coi bambini. Io ho due bambini piccoli. E quindi ha abbandonato la macchina? Sì, io in Lodi mi sposto con la bici. Sempre in bici. Ho comprato, c'erano due bici qua. Si viaggia bene, però i polmoni non tanto bene, insomma. Si respira malissimo. Per le auto? Sì, per le auto. Biciclette che hanno libero accesso ai marciapiedi, mescolandosi ai pedoni. Ciclisti che vanno contromano. Nelle strade del centro storico i cartelli indicano chiaramente che a loro è consentito. A Lodi sono le due ruote a farla da padrone nel traffico cittadino. La rete ciclabile copre un terzo della viabilità complessiva, 40 km su 120. Secondo il rapporto ecosistema urbano di Legambiente, Lodi è prima in Italia tra le città di piccole dimensioni, cioè sotto gli 80.000 abitanti, per i metri di piste ciclabili rispetto al numero di residenti. È seconda dopo Cremona per l'indice di ciclabilità, che tiene conto anche dei servizi. Su questo fronte sono previste novità. In questi giorni stiamo per costruire fisicamente una ciclofficina e una ciclostazione nei pressi della stazione ferroviaria di Lodi, che è molto frequentata, che permetterà di avere una custodia gratuita e garantita e un servizio di riparazione delle biciclette. Vicino alla stazione sarà potenziato anche il servizio di noleggio gratuito, che ora conta 95 bici in 10 punti della città. Ma nonostante gli sforzi per stimolare i cittadini a passare alle due ruote, l'auto resta ancora il mezzo più utilizzato dai lodigiani. Ce ne sono 57 ogni 100 abitanti, più che a Milano. Punti di traffico, specialmente verso il centro. Ma a parte dell'orario delle scuole si viaggia bene. Si viaggia bene, ma un po' incasinato al mattino, però dopo si va abbastanza bene. Parcheggi non si trovano. Nel centro di Lodi le auto non possono superare il limite dei 30 km orari. Alcune aree 30 sono presenti anche nei quartieri residenziali. E poi nel cuore della città medievale c'è la zona a traffico limitato, un'area in cui sono autorizzati circa 2.000 veicoli tra residenti e fornitori, che però possono entrare solo in certe fasce orarie. Abbiamo riscontrato sicuramente un calo delle infrazioni dall'aprile del 2009, quando è stata attivata la modalità di controllo automatico degli accessi alla zona a traffico limitato. Ad oggi, insomma, il numero di infrazioni rilevate è sicuramente diminuito, e poi ogni tanto c'è qualche furbetto che accede in senso contrario a quello di marcia. Dobbiamo rendere più fluido il percorso delle autovetture, potenziare il sistema di parcheggi a corona, ampliare progressivamente la ZTL per rendere ancora più vivibile il centro. Il progetto di ampliamento della ZTL vede però fortemente contrari i commercianti. Per farla bisogna fare i parcheggi. Allora, se si fanno i parcheggi a ridosso della zona a traffico limitato è una cosa bellissima per tutti. Così invece ha reso la vita impossibile, ma non soltanto ai commercianti, ma anche ai professionisti che lavorano in centro, perché i clienti non trovano mai il parcheggio per poterli raggiungere. E l'hanno già fatto negli anni scorsi e non c'è più gente in centro. Cioè, il vostro movimento è diminuito? Sì. Ma il problema più grave per la mobilità lodigiana sono gli ingorghi, soprattutto al mattino, sulle tangenziali della città. Tanti pendolari in uscita, senza dimenticare il movimento creato dalle scuole che servono tutta la provincia. C'è l'ipotesi di una costruzione di un sottopasso per fluidificare quel tratto. Sarà un impegno molto rilevante dal punto di vista economico, stiamo facendo fare una stima, si aggirerà tra i 7 e i 9 milioni di euro, non sarà facile in questo momento di difficoltà economica. Intanto gli ingorghi aggravano la concentrazione di polveri sottili. Nel 2011 a Lodi i valori di PM10 registrati dalle centraline dell'ARPA hanno sforato i limiti per ben 96 volte. E nel 2012 le prospettive non sembrano migliori. La quota annuale consentita dall'Unione Europea, 35 giorni di polveri sottili oltre i limiti, è già stata superata all'inizio di marzo.